Rai GR1, direttore Clemente Vitabella. Buongiorno da Francesco Pannofino. Da alcuni secondi si sono aperti i seggi elettorali per il rinnovo del Parlamento italiano. A distanza di soli 6 mesi dalle ultime elezioni, tornano oggi alle urne 47.160.264 elettori. Sono 60.828 le sezioni elettorali che resteranno aperte dalle 7 alle 22 di questa sera. Si voterà con la nuova legge elettorale, varata in tempi record dal governo di larghe intese, sostenuto dai principali partiti dell'arco costituzionale. La riforma voluta dalla grande coalizione ha reintrodotto il proporzionale puro e l'indicazione delle preferenze. La 17ª legislatura si apre quindi con un ritorno alle origini della nostra storia repubblicana. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che per votare è necessario esibire un documento di identità e la tessera elettorale. Chiunque l'avesse smarrita potrà rivolgersi agli uffici elettorali dei propri comuni, che resteranno aperti per tutta la durata delle consultazioni. La giornata di ieri è stata caratterizzata da uno... Rai GR1. Direttore Clemente Vitabella. Buongiorno da Francesco Pannofino, in diretta per comunicarvi i dati sull'affluenza appena diramati dal Ministero dell'Interno. Le statistiche hanno stravolto le aspettative ottimistiche dei politici. Il numero dei votanti sarebbe inferiore all'1% degli aventi diritto. Una verifica dei dati è stata sollecitata dal Presidente della Repubblica, che con una nota ufficiale ha ricordato che il voto è un diritto costituzionalmente garantito e ha poi invitato tutte le autorità competenti a rimuovere qualsiasi ostacolo atto ad impedire il libero esercizio di tale diritto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai portavoce delle forze politiche. Thank you.
RAI GR1 Speciale Elezioni 2008. In studio Francesco Pannofino. Buonasera. Chiusi in questo istante i seggi in tutta Italia. Ha inizio l'attesa per i risultati finali di questa incredibile tornata elettorale che alle 17 di oggi registrava l'affluenza più bassa della storia repubblicana. Un solo votante in tutta la penisola. La presente tornata elettorale è comunque valida dal punto di vista normativo. Ricordiamo infatti che per le elezioni politiche non è necessario il raggiungimento di alcun quorum. Per la prima volta l'elezione di un Parlamento potrebbe essere decisa da un unico voto. Se sulla scheda venisse indicata anche una preferenza nominale, questa permetterebbe all'eletto di ottenere la maggioranza assoluta dei consensi e per lui si spalancherebbero le porte di Palazzo Chigi. Eccoci, ci siamo. Leggiamo in diretta un'agenzia appena pubblicata online. È un'ANSA delle 22:15. L'Ufficio Elettorale Centrale di Roma, data l'eccezionalità del caso, comunica che la scheda votata nella sezione numero 101 riporta un voto valido per il partito qualunque e un'unica preferenza espressa per la signora Bianca Scheda, nata ad Imola il 5 dicembre 1956, professione casalinga, nubile, che secondo le nuove regole elettorali diventa il nuovo premier. Ripetiamo, il nome del nuovo Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana è Bianca Scheda. Da alcuni secondi si sono aperti i seggi elettorali per il rinnovo del Parlamento italiano. A distanza di quasi tre mesi dalle ultime elezioni politiche, tornano oggi alle urne 47.160.262 elettori. Sono 60.828 le sezioni elettorali che resteranno aperte dalle 7 alle 22 di questa sera. La giornata di ieri è stata caratterizzata da uno straordinario rispetto per il silenzio elettorale da parte di tutte le forze politiche. Il Presidente della Repubblica ha auspicato che le operazioni di voto e di scrutinio avvengano all'insegna del medesimo rispetto istituzionale. Gli osservatori, sia nazionali che internazionali, prevedono che le votazioni odierne si svolgeranno in un clima di assoluta tranquillità, nonostante la fase di stallo istituzionale che ha fatto seguito al tragico incidente domestico subito dalla signora Bianca Scheda all'indomani dell'elezione che le avrebbe permesso di insediarsi a Palazzo Chigi. Il Presidente della Repubblica, nel corso di un incontro pubblico con i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato, si è detto ottimista per l'esito di queste elezioni, augurando a chiunque venga eletto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter lavorare in tutta serenità per la crescita e il prestigio del nostro Paese. Cronaca. Omicidio dello studente di Via Salasta.